Ciao a tutti, come superare le difficoltà della vita? Ognuno nella nostra vita, nella sua vita, ha delle difficoltà, dei periodi di difficoltà. Potremmo dire che la vita è una sorta di altalena tra alti e bassi, ma i bassi comunque ci sono, le difficoltà ci sono. Talvolta le difficoltà si manifestano nelle relazioni sentimentali, affettive. Quando ad esempio veniamo lasciati, veniamo abbandonati, talvolta si manifestano in situazioni di altro genere, lavorative, insomma, sono tante le situazioni in cui ci possono essere delle difficoltà, dei problemi, delle difficoltà. Come affrontare questi? Molte persone, anziché affrontare, anziché cercare di risolvere, cadono magari in uno stato depressivo, oppure in uno stato ansioso, oppure, ad esempio, come capita spesso nelle relazioni sentimentali, cadono in uno stato di malessere profondo, quando ad esempio le aspettative non vengono soddisfatte, quando la persona vorrebbe raggiungere degli obiettivi, vorrebbe ottenere delle cose e non ci riesce. Quindi le difficoltà della vita rovinano spesso l'esistenza delle persone, molto di più di quanto potrebbe essere un dato oggettivo, perché spesso noi, attraverso i nostri pensieri andiamo ad amplificare ancora di più le difficoltà della vita. Qual è il modo migliore per affrontarle? Intanto dobbiamo tenere presente diciamo, questa risposta che diede Atisha, che è un maestro del buddismo tantrico tibetano, colui che portò il buddismo in Tibet. E un suo discepolo gli disse: Maestro, quali sono gli strumenti, quali sono le situazioni che ci permettono di acquisire forze interiori, che ci permettono di migliorarci, che ci permettono di essere più forti dentro, di seguire un cammino spirituale, una crescita spirituale, una crescita interiore. E Atisha gli rispose: beh, sono la malattia, le difficoltà e le interferenze. Questo significa che quelli che crediamo i nostri nemici, i nostri peggiori nemici, in realtà possono essere i nostri migliori amici. Ora uno dice: ma perché malattie, difficoltà, interferenze possono amici? Beh, sono amici dal punto di vista dell'accrescimento della forza interiore, perché se le cose vanno bene, nessuno ha l'esigenza di fortificarsi, di migliorarsi. Il problema è che poi le cose prima o poi andranno male, allora diciamo, se vanno male poi senza essere preparati. E invece quando si manifestano le prime difficoltà, noi abbiamo la possibilità di usare l'antidoto. Cosa significa questo? Significa che se vogliamo mettere l'antidoto al veleno, ci deve essere il veleno. Se dobbiamo usare la medicina, ci deve essere la malattia, perché usare la medicina senza malattia non serve. Quindi la medicina diventa efficace quando è presente una malattia. L'antidoto diventa efficace quando è presente un veleno. E le nostre difficoltà, le situazioni di difficoltà, ad esempio, il malessere che si possono verificare in campo sentimentale affettivo, oppure nell'ambito della vita lavorativo, nell'ambito in tutti gli ambiti della nostra vita familiare, sociale, quello che è di solitudine, di abbandono, tirano fuori i nostri veleni. I nostri veleni quali sono? Ad esempio l'attaccamento. L'attaccamento nelle relazioni sentimentali è un veleno, la gelosia, oppure altri malesseri che possono verificarsi, come ad esempio nella vita di relazione, non so, la perdita del lavoro, per dire, la perdita di una persona cara, un lutto, un abbandono o una malattia che una persona può vivere. Ecco che nel momento in cui emerge questo disagio è perché questo disagio è stato tirato fuori dall'evento negativo. Quindi l'evento negativo ha avuto il valore positivo di evidenziare un veleno. E allora nel momento in cui è evidenziato il veleno, lì dobbiamo usare l'antidoto. E per usare l'antidoto qual è? Beh, l'antidoto è quello della visione della realtà delle cose. Noi viviamo una sorta di sogno di illusione, cioè percepiamo la realtà in modo illusorio. Non è che la realtà non esista, ma la percepiamo diversamente. Ad esempio, percepiamo spesso una realtà permanente. Invece, la realtà è impermanente, cambia e si trasforma sempre. Certo che noi, da un punto di vista cognitivo, molte persone non ci vuole, diciamo così, una grande dote di intelligenza per capire che le cose cambiano. Basta, non so, vedere un fiore che appassisce e poi cambia. Però
Però noi non ce ne rendiamo conto fondamentalmente, non ce ne rendiamo conto e ad esempio quando incontriamo una persona che in un certo momento si comporta in un certo modo, una persona si comporta in un certo modo diverso da quello che noi volevamo si comportasse, ecco che lì iniziamo ad avere della sofferenza, iniziamo ad avere del malessere, iniziamo ad avere degli stati d'ansia, talvolta depressivi, iniziamo a stare male. Quando veniamo lasciati, veniamo abbandonati, quando capita tutto questo, stiamo male. Allora lì dobbiamo mettere l'antidoto. L'antidoto è intanto avere una consapevolezza profonda, che significa ascoltare, rendersi conto quindi da un punto di vista intellettuale dell'impermanenza, del fatto che tutto cambia e si trasforma, poi comprenderlo, comprenderlo profondamente e poi infine diciamo familiarizzarsi con questo concetto, cioè meditarci sopra affinché possiamo realizzare il concetto dell'impermanenza, il concetto della continua trasformazione. Cioè l'impermanenza non è un problema, è un dato di fatto. E quindi dobbiamo accettarlo profondamente. Già accettarlo ci liberiamo di un peso, ci sentiamo liberi, ci sentiamo, come dire, sollevati, perché fa parte proprio e vuol dire vedere la vita, l'esistenza per quello che è, e uscire, diciamo così, dal sogno. Tra l'altro, il primo passo è quello di non aggrapparsi a un'esistenza permanente, a un'esistenza costante, a situazioni costanti. Cioè, il primo, diciamo, capire bene l'impermanenza vuol dire, da un lato, non aggrapparsi alla permanenza, non aggrapparsi a situazioni che ci sembrano che debbano essere statiche, perché noi poi ci aggrappiamo e diciamo, perché mi ha lasciato? Perché è successo questo, quindi ci aggrappiamo a un qualcosa che non esiste, a un'illusione, un sogno. E dall'altro il secondo passo è quello di poter vedere e rendersi conto che gli eventi veramente sono in continua trasformazione. E proprio per il fatto che sono in continua trasformazione, noi abbiamo due poteri fondamentalmente per interagire su questi eventi. Il primo potere è proprio quello dell'interdipendenza, il potere di interazione, il potere di riuscire a interagire e interagendo creiamo interdipendenza e le cose cambiano, ma a seconda del nostro tipo di interazione possiamo farle cambiare in un senso piuttosto che in un altro. E il secondo potere che abbiamo è quello dell'interpretazione dello stato interiore. Noi possiamo interpretare questo evento che ci è capitato in modo completamente diverso e interpretarlo nel senso di farlo diventare un mezzo e non relegarlo ad un fine, è quello che ci farà cambiare, quello che ci farà trasformare, quello che ci farà superare le difficoltà della vita. Ovviamente dobbiamo familiarizzarci con questi concetti, quindi bisogna capirli cognitivamente, poi capirli più profondamente, poi farli diventare parte del nostro DNA in modo tale che possiamo realizzarli e diventeranno spontanei. E allora niente, nessuno potrà più farci male. Di questi temi, di come avere successo nella vita, in amore, quindi come superare le difficoltà della vita, ne parlerò per chi fosse interessato al seminario che terrò venerdì 16 dicembre, 16 dicembre, venerdì alle 20:45 a Torino presso l'Educatorio della Provvidenza in corso 3013. Chi fosse interessato a partecipare a questo seminario può contattarmi al numero 333 1511 703. Comunque le info le trovate nel box. E cambiare si può, cambiare meglio si può, dobbiamo semplicemente volerlo e renderci conto però del fatto che tutto continuamente cambia, perché se ci aggrappiamo a un'esistenza intrinseca, se ci aggrappiamo a un'esistenza permanente, che crediamo permanente, e allora lì non potremo fare altro che soffrire. Ciao a tutti.